Buonasera a tutti. Inauguriamo la mostra bibliografica Ricerche e documenti dei Santi Siani, autografi e manoscritti nella Biblioteca di Benedetto Croce, a cura della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce e dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici. La mostra è stata realizzata nell'ambito delle iniziative per le celebrazioni dei Santi Siani, previste dalla legge della Regione Campania ed è finanziata con un decreto, sempre della Regione Campania, del 2023 per la promozione e valorizzazione della cultura. Curata da Elli Catello, responsabile della biblioteca dell'Istituto, con le bibliotecarie Monica Mattioli e Anna Maria Trama, e da Teresa Leo, responsabile della biblioteca e archivio della Fondazione, con Flavia Cuozzo, a loro rivolgo il nostro ringraziamento per l'impegno con cui l'hanno realizzata, testimoniando sempre la dedizione nella valorizzazione del patrimonio bibliotecario custodito dalle due istituzioni crociane di Palazzo Fino Marino. Guida esperta e illuminata per l'impianto e i contenuti della mostra De Santisiana, come per altre che l'Istituto e la Fondazione hanno curato, è Mariolina Rascaglia, già responsabile della sezione manoscritti della Nazionale, autrice di indimenticabili mostre crociane al Palazzo Reale, sempre vicina alle iniziative delle nostre istituzioni. A Mariolina, che ci presenterà il percorso espositivo, esprimo la nostra gratitudine. Due parole sulle precedenti mostre a cui mi riferisco perché vale la pena ricordarle. La mostra del 2002. La mostra del 2002, cinquantenario della scomparsa di Croce, questo è il catalogo, dalla Biblioteca di Benedetto Croce, mostra di autografi e libri stampa, voluta dal direttore Gennaro Sasso, che ha scritto la prefazione al catalogo, condivisa da Alda Croce, che mise a disposizione materiali autografi e edizioni crociane, fu curata da Mariolina Rascaglia e Nunzio Ruggero. Poi Emma Giamattei oggi mi ricordava la mostra del 2005, una lunga fedeltà, il di Giacomo di Croce, anch'essa pubblicata in catalogo da Bibliopolis. Nel 2018 la mostra Vico a Palazzo Fino Marino, su modello simile all'attuale, che congiungeva le raccolte della Collection Vichiana di Croce con i fondi della Biblioteca Nicolini. Si è trattato allora, come oggi per De Santis, di valorizzare percorsi tematici per autore nella Biblioteca del Filosofo, di rivelare al pubblico intrecci inediti e rivelatori tra autografi, manoscritti e opere a stampa. Anche per questa mostra di Santisiana auspichiamo e riteniamo opportuno che si pubblichi un piccolo agile catalogo, cosa che non fu fatto per quella per Vico. Alla mostra ci introdurranno studiosi illustri di Croce e De Santis, Fulvio Tessitore, Emma Giamattei e Domenico Conte, che ringraziamo per la loro adesione e per la fedeltà sempre partecipe alle nostre comuni iniziative. Prende ora la parola Benedetta Craveri, presidente della Fondazione Biblioteca Benedetta Croce. Grazie mille. No, non ho molto da aggiungere a questa illustrazione così ampia e precisa che hai fatto. Voglio solo dire che è bello che riprenda questa tradizione di esposizione documenti. Io temo di averne visto una sola, che era quella di Giacomo, curata da Mariolina Rascaglia, e ancora me la ricordo con... Mi ricordo che imparai un sacco di cose, che trovai molto emozionante. So che le bibliotecarie delle due istituzioni hanno fatto uno splendido lavoro, che Mariolina ce la illustrerà da par suo, quindi sono solo qui per salutare e per Do la parola al professor Fulvio Tessitore. Grazie. Inizio con una promessa che credo di tranquillizzerà tutti, in modo particolare qualcuno dei presenti che mi conosce. Farò forza a me stesso e cercherò di parlare poco. Notoriamente, diciamo così, un parlatore immoderato. Il
non è sempre un elemento di vantaggio per me, perché più bisogna parlare, più la gente pensa che farei meglio a tacere, perché cerco di fare questo, rispondere a questa preoccupazione. Devo però dirvi che, e lo dico con sicuro di incontrare la vostra condivisione e sperando che questa condivisione mi venga in modo particolare da alcuni dei cari amici presenti, a iniziare da Mastacruce, e cioè che pur essendo stato, diciamo così, fortunato, se consentite, metto la parola tra virgolette, non enfatizzarla, ma in qualche modo per sminuirla come una citazione obbligatoria. Uno dei momenti che ho considerato sempre di particolare rilevanza nella mia formazione è proprio la frequentazione di questi locali, che io ho avuto la fortuna di iniziare prima ancora di essere laureato, perché sono stato allievo al liceo di un autorevole e considerevole storico, ma poco fortunato dal punto di vista accademico, e poco fortunato anche per la sua squisita signorilità. Quando una commissione presieduta da Federico Chapeau, non Varò Nicolini come professore ordinario, il professore Nicolini, del quale, ripeto, sono stato allievo affezionato e partecipe, mi disse, e lo ripeto perché questo può essere la presentazione di questo personaggio di cui sto parlando e di cui io sono a cui io sono tanto legato. Uno studioso che fosse stato bocciato da Federico Chabot doveva capire che non doveva presentarsi più per accedere ad una carica universitaria. Credo che oggi molti degli ascoltatori più giovani la considererebbero una barzelletta, diciamo così, mentre invece era un'affermazione di principio che, vi prego di credere, non ho mai dimenticato, perché era veramente un grande insegnamento per quanto, diciamo così, impietoso. Come dire, vi ho già tranquillizzato dicendo che cercherò di fare forza a me stesso, già lo sto facendo, per parlare molto poco, infatti parlerò molto poco. Vorrei soltanto sottolineare una cosa che credo possa tranquillamente riassumere non soltanto quello che io riterrei di dover dire, di dover illustrare, ma anche qualche cosa che rappresenta l'indicazione, senza cedere a formule retoriche, di una delle spine dorsali della cultura italiana, in modo particolare della cultura italiana otto-novecentesca, per non dire della cultura italiana, cioè De Sanctis, Croce, Nicolini. Diciamo, una genealogia ideale, illustre, nella diversità dei tre personaggi e però anche nel significato che questi tre personaggi hanno avuto, certamente l'hanno avuto per un uomo della mia generazione, non soltanto della mia, io spero che continuino ad averlo. Quindi concludo dicendo che, ripetendo che per me, vi prego di credere che sono del tutto sincero, è sempre un'emozione entrare a Palazzo Filomarino, in questa casa,
di fronte all'abitazione di Benedetto Croce, anche per, come ricordavo, per la fortuna che ho avuto di avere studiosi molto legati a casa Croce, legati in senso profondo e perciò con una capacità di essere lettori autonomi di questo eminente personaggio, che è certamente, diciamo, una delle punte indelebili della cultura italiana, non soltanto ottocentesca, novecentesca, ma della cultura italiana tutta. Voglio rimanere fedele all'impegno che vi ho detto, lo faccio presunzione a parte con fatica, perché continuo ad essere, e me ne vanto molto, nonostante gli 87 anni che ormai ho raggiunto e superato, un costante lettore di Croce, di De Sanctis, e un lettore che copre sempre qualche cosa di particolare rilevanza, probabilmente per la mia deficienza di non averla percepita subito, ma non credo che sia proprio la testimonianza di una stupidità, ma al contrario di una ricchezza che, quando più si accompagna ad una conoscenza di ciò di cui si tratta, in qualche modo viene accresciuta, viene sottolineata. Se non altro con il compiacimento di vedere che non si è stati oggetto di una, o soggetto di una ripetizione, ma invece di un processo di apprendimento. Sono sicuro che anche l'incontro di oggi si iscriverà in questa linea, diciamo così, che io considero determinante, molto forte, come elemento caratterizzante della nostra cultura, della cultura italiana, della cultura europea. E quindi, nel ringraziarvi per la vostra presenza, credo di dover cedere la parola Prima è maggiore a per te. prima alla professoressa Giammattei, che inizia la parte sostanziale di questo incontro con il suo intervento. Naturalmente mi affido al senso della Anche noi saremo, anche se con questo esempio anche decisivo, mi pare. Ma anche con queste poche linee, a me pare che Fulvio Tessitore abbia poi indicato la linea e abbia fatto bene intendere di che cosa stiamo parlando, che cos'è questa mostra che in parte ho attraversata. Di grandissimo interesse, con alcuni pezzi, vorrei dire, emozionanti anche per noi, e che purtroppo ho visto con inchiostri un po' fatiscenti. Ormai io penso sempre alla necessità del digitale, perché ho visto l'Armando ormai andare via, e questo mi ha molto colpito, quasi quanto il saggio colpì i contemporanei. E allora fu scandaloso, tanto che, come ben sanno il professor Tessitore Domenico Monte e molti dei presenti, De Sanctis decise di non occuparsi più dei contemporanei. Ma io un po' mi sono data un tema, anche perché sapevo che il professor Tessitore avrebbe illustrato meno epigitticamente il suo tema, però ha voluto darci anche l'esempio di sobrietà. Mi sono dato un tema che è solitudine del De Sanctis. La questione che noi abbiamo visto
dei testi, abbiamo visto dei manoscritti, abbiamo visto delle edizioni e com'è che si trovano qui? E sarebbe ben difficile intendere De Sanctis senza l'opera instancabile, costante, durata 70 anni di croce, un'opera di recupero, di riproposta editoriale, di riattivazione teoretica di Francesco De Sanctis. Oibò, e come è accaduta questa cosa? Perché si parla di questo monumento De Sanctisiano. E io nei miei studi ho sempre incontrato una centralità marginale. Ho letto nella lettera scarlatta di Diorisotti di una teocrazia De Sanctisiana accreditata da croce, tavola della legge, meridionale uno, meridionale l'altro. E beh, diciamo che Diorisotti anti-De Sanctisiano, ma anche segretamente anticrociano, oppure crociano per certi versi, politicamente ovviamente, in quanto antifascista, cioè per quella ragione. E poi è il croce di poeti e scrittori del pieno e tardo Rinascimento, ma non certo il croce che riprende, ripropone, combatte e combatté innanzitutto contro quelli che dicevano la mancanza di un successore. E questo era Vittorio Gianni, il maestro di Diorisotti, appunto. E devo dire che ponendomi questo tema, ma anch'io sarò breve perché è una storia davvero complicata, ponendomi questo tema, voglio anche, ci sono qui dei borsisti, ci sono qui giovani amici, anche dottorandi in suo rosso, di quelli che hanno il libero immaginare la storia come un empireo in cui tutti i conflitti si compongono. Bene, non è così, la storia di De Sanctis racconta di conflitti, di solitudine. Sì, ministro della pubblica istruzione, sì, sicuramente riformatore dell'Ateneo napoletano, ma cosa scrive lui a De Luca che poi stava per diventare rettore nel 61? Tento cosa che mi sarà grave, tento cosa che non dice che non mi sarà mai perdonata. Facendo la storia dell'Università di Napoli, a me è toccato occuparmi di questo. E nel sospetto di croce verso un professore, tra virgolette, professore come epiteto, quanto c'è di questo? Io penso alla posizione di Dovidio, io penso a Bondi, che è divenuto lui ministro, toglie la letteratura comparata a De Sanctis. Ecco, viene quello che l'aveva riformata, viene isolato. Vi racconto solo questo che sembra estrinseco prima di dire che cosa fa croce. Con che animo e con che animosità. Non si può intendere De Sanctis senza l'opera di croce, ma anche il vero croce, come l'ha definito Tessitore, anche non può essere inteso senza la centralità. Di che cosa? Metodo estetico, autonomia della letteratura, della poesia, criteri endogeni per discutere della critica di questo o quel testo e il carattere estrinseco del criterio morale, politico e così via. L'arte che ha il solo criterio nell'arte. Da una parte ripresa, dall'altra parte correzione. Correzione in che senso? Ma nel 1920, nell'introduzione all'opera di Benedetto Croce a cura di Castellano, che poi era un'opera scritta tutta da Croce, come si evince dal carteggio Croce-Castellano, Croce indica questo momento e il carattere di questa ripresa, con frasi che sono straordinariamente crociane. Non si tratta di continuare l'opera di qualcuno, sia pure il suo vero grande maestro, che è De Sanctis. Dice Croce: non esistono impiegati del destino. È una bellissima frase che non è di Castellano. Non esistono impiegati, non c'è questo riprendere pari pari, così pure c'è da contestare, diciamo così, o da correggere, quell'idea della storia della letteratura italiana. Ora,
Qui vedo che c'è il saggio del 13, tra le note sulla letteratura italiana nella seconda metà del XIX secolo, che è un vertice. E il vertice, il saggio di Croce su De Sanctis, racconta che cosa è accaduto. Innanzitutto c'è l'incipit etico, anche circa quel tempo, e ne parla come di una storia remota. Non è vivo De Sanctis, le sue opere non sai se nacquero troppo presto o troppo tardi. Soltanto un altro grande viene situato in questo fuori tempo, nel deserto, in cui intorno a sé trovò il deserto e il silenzio di cui si tratta, dico. E Croce qui fa una notazione in una postilla coeva, che è pienamente intesa al suo tempo, muore nel suo tempo. Quindi a volte l'oblio è una riserva di storicità, di ritorni. E De Sanctis ritorna, ma è un ritorno o è una piena effettuazione? Appena appena cambiato la terminologia, che quella di De Sanctis era molteplice, instabile, perché non era un sistema, era un'estetica applicata, a lui serviva per intendere l'opera d'arte. E invece, ecco, lui ascolta Croce. Il consiglio di Labriola, che da filosofo anche lui non apprezzava fino in fondo, non intendeva fino in fondo il De Sanctis, parla di galvanismo fraseologico, cioè questa vivacità, questa mentalità che spaventa. Ecco, i filosofi sono a volte molto crudeli. Per Bertrand spaventa la scienza e la vita, una conferenza che ancora oggi è straordinaria per come ci parla di noi, sembra il Capodanno, una notte piena di botte. E questo, a leggere i carteggi degli Irlandi di Napoli, questo noi vediamo. Che De Sanctis veniva definito un po' gazzettiere per il suo modo di comunicare. E non sarebbe accaduta la stessa cosa a Croce, letterato rispetto al gergo oracolare di Gentile, i filosofi. Giornalista De Sanctis, mentre dovrà arrivare Croce in quel saggio del 1913 per parlare di sprezzatura, questa diciamo disinvoltura calcolata, e di cui è pienamente consapevole. Io voglio essere breve, ma so che dovrò e lo farò anch'io. Operare per cancellature, che è la cosa più importante che uno scrittore o un oratore deve fare. E ci sono due testi con cui, dopo aver pubblicato già le lezioni nel 1893-94, Croce scrive due saggi fondamentali. Uno è una memoria, la storia ridotta sotto il concetto generale dell'arte, dove De Sanctis c'è, ma ancora di più c'è in un Operciona, che è la protoestetica, la critica letteraria. Non a caso, nella benemerita enciclopedia Croce Gentile c'è un saggio sulla storia ridotta sotto il concetto generale dell'arte, ma la critica letteraria no, per una singolare, diciamo, sottovalutazione, per cui il nome critica letteraria, la letteratura. Ma lì si tratta della prima grande battaglia contro un professore. Ecco, un altro, tra virgolette, che si era allontanato e aveva tradito De Sanctis, passato al positivismo, Buonaventura Zuppi. Era così forte e furiosa quel saggio che, come sapete, provocò un duello. Che bei tempi, che bei tempi, quando si poteva. È una storia che è inutile raccontare perché Non poi. ci sarebbe un grande non deputato di subite. No, io non credo, sarebbe una prova della vitalità della cultura, della parola che agisce. Invece a volte si ha l'impressione che si possa dire un po' tutto. E allora, nella prefazione, Croce è del 1918, quando raccoglie, ricorda quel tempo e parla di sé come di azione furiosa. Feroce, e Croce che parla di sé, furiosa censura, impetuosa, che rivolse allo Zumbini,
lo metteva in ridicolo. Era quello. Dice, i professori devono scrivere, devono fare titoli per i concorsi. Dice, proprio così. È il 94, qui l'azione di Labriola si sente, no? Questo materialismo poco dialettico, ma parla di questo e poi ne mette alla berlina la prosa critica davanti a Leopardi, straordinario, meraviglioso. Vanno tutti, di che stiamo parlando? Dice, curiosa censura. Allora lui dice, era un regresso, ma avrei dovuto capire che in fondo era benefico aprire il campo ad altre forme di operosità, cioè le analisi erudite, le fonti, eccetera, eccetera. Ma allora io sarei andata a riandare in passato e a comprenderlo. Allora io volevo distruggere. Ecco, se non si ha idea di questa volontà di rifondare, di riformulare, non poteva arrivare di nuovo il metodo estetico in modo indolore, come e lo dice nell'introduzione alla critica, ma per indicarvi l'animosità con cui Croce riporta nel suo tempo, nel tempo di Croce, il De Sanctis, nel 1907 Croce fa l'edizione di un saggio celebre. Celebre, importante, il De Sanctis, il saggio su Petrarca. Il saggio su Petrarca con l'antipetrarchismo, con la battaglia contro la re, contro il re. Croce viene interpellata da Morano, nel 1907 è una data importante per lui, ha molte cose da fare, molte missioni, molte cose sue, diciamo così, però decide di farlo. Decide di curare quel testo con queste parole. Il nome di Francesco De Sanctis, di un uomo dal quale sento di aver molto imparato, suona per me con così affettuoso grido che non potrò mai resistere al suo appello finché avrò vita. E chissà, anche dopo morto, se qualcuno lo offenda, io salterò fuori dalla fossa. Den Kaiser zu schützen, con immagine Haumian, noi vediamo il granatiere che salta su dalla fossa a difendere l'imperatore ormai sconfitto. Una breve digressione con cui potrei anche chiudere, se no Domenico Conte mi guarda già brutto. Dunque, una digressione. Solo due volte noi filologi abbiamo questa ossessione delle occorrenze. Solo due volte Croce rappresenta se stesso dopo morto ed è sempre su De Sanctis. 1934, necessità di tornare al De Sanctis. Esce sul giornale storico un articoletto di questo tipo. E che tenerezza, lui dice, verso De Sanctis, non per amore di De Sanctis, semmai con un po' di rigore contro qualcuno, chissà, potrei essere io. E sempre anche divertente, spiritoso, ma ora dalla stoccata. Se fra 50 anni sorgerà, come è da sperare, quindi immagine 1984, qualcuno che ripiglierà il molto lavoro da me compiuto, da me Croce, intorno alla filosofia e alla critica d'arte, e correggerà, perché chi riprende vive, qui corregge, porta avanti i concetti, non è un ripetitore vero. Si può stare sicuri. I discendenti degli scrittori del giornale storico, anche a questi è assicurata prole di discendenza, il loro tipo è facilmente moltiplicabile e la natura ne è prodiga, cercheranno di dargli un bacio, si metteranno a seccarlo, gridando: bisogna tornare a Croce, il quale, per converso, dal gelido marmo della sua tomba, loderà e incoraggerà il suo persecutore e critico. A non tornare indietro ed andare sempre avanti, se anche con cuicio. Ecco, vedete, non possiamo dimenticare questa modalità. Poi stiamo parlando di cose quanto mai serie, perché la ripresa del metodo estetico si trova nella estetica, innanzitutto, poi nella storia,
nelle note sulla letteratura, nella discussione del modello di storia letteraria. Un autore non nasce un autore da un altro, e neppure la letteratura riflette qualcosa di antecedente o di esterno. La letteratura rappresenta e riflette se stessa, e quindi c'è una riformulazione anche terminologica. Lui dice il vago, in un saggio pubblicato da Tessitore, per una storia del pensiero di Francesco De Sales, 1912, e Croce parla di questo termine vago in De Sales, di forma. Dice, ma il suo prosecutore, lui, indica che cos'è questa forma, forma vivente, intuizione. Quindi stiamo parlando di concetti anche ardui. Io ho voluto solo indicarvi una modalità, una passione rigorosa con cui Croce rieffettua nel proprio tempo De Sanctis, indicarvi che egli era isolato tra i suoi. Ho chiesto che venisse messo in una bacheca dopo la laurea, il romanzo epistolare di Angelo Camillo de Mez, il suo migliore amico. Eppure, qua il centro di uno dei centri, la questione la morte dell'arte, i nuovi generi. È un libro importantissimo in cui si parla di nuovi generi, 1868, crisi dell'hegelismo. Avvento del positivismo, nuovi generi letterari, l'operetta, per esempio. Un libro, un romanzo da leggere, da tenere bene in mente, però al centro, chi posto occupa in quel periodo? Siamo nel 68, chi posto occupa? De Sanctis. Si parla di lui come di un filosofo epimenide che all'improvviso si mette a dormire. E c'è la lettera del dolcissimo De Sanctis a De Mez. Dice: non c'è uno stoico pari a me che leggo di me che sono morto, rimorto, risuscito e non me la prendo e te ne voglio sempre più bene. Questo era De Sanctis, faceva commuovere questa figura. Croce era commosso da questa figura con un rimprovero. Lo dice proprio nella prefazione al saggio su Petrarca. De Sanctis eludeva il conflitto, eludeva la polemica, oppure ne rispondeva in maniera così, diciamo, reale, ma delicata ed astratta, che nessuno se ne accorgeva. E dice, già, poi quelle battaglie le abbiamo dovute fare noi, e il vindice sarà tremendo. Voi non dovete dimenticare questo punto. Io ammiro Croce perché non è un filosofo come gli altri, non è un letterato, è un intellettuale militante in ogni momento della sua vita. Io vorrei dire militante, è un uomo militante, ecco, Ben Kaiser, ecco, lui è Croce, è questo. E infatti sarà un indice terribile con Bondi, strongatura di Bondi, che aveva fatto da ministro, si comporta davvero malissimo. E poi su De Sanctis fa una cosa un po', diciamo, curiosa, mi limito a definirla curiosa, perché la letteratura italiana non sia popolare in Italia, 1855, nella seconda edizione toglie un passo elogiativo verso De Sanctis, che naturalmente nelle pagine sparse Croce ripubblica per intero, ma il saggio su Bondi è davvero molto duro. Non parliamo di Dovizio, non parliamo di Dovizio. Anche qui ho piacere che ci sia la commemorazione di De Sanctis a 10 anni dalla morte, dove c'è il saggio di Bondi, imbarazzatissimo, che dire, in cui ancora si notano i limiti, Dovizio ancora di più. Voglio chiudere con questo, ripeto, la storia non è un empireo, ma è conflitto che va studiato, che va compreso, e dobbiamo anche tenere a mente che il conflitto forse è dialetticamente utile, naturalmente, ci impariamo tanto.
Però, voglio dire, su questa solitudine dei santi visto nel proprio tempo e poi sulla necessità di una battaglia vantaggiosa per la cultura italiana, non per la teocrazia, ma perché De Sanctis è vita, croce è vita per noi, è qualcosa di più, di molto di più. Ecco, a proposito del professore De Sanctis e la letteratura italiana a Napoli, voglio ricordare che cosa il giudizio di Don Dio, in cui dice che De Sanctis, ed è del 1903 ancora, Francesco De Sanctis, conferenziere maestro. Il titolo è bello, ma di fatto quello che racconta Dovidio è che De Sanctis aveva modificato il tedesco, non conosceva per nulla l'inglese, aveva bisogno per fare lezione di un soggetto prossimo, Manzoni e Leopardi, e poi invece di fare letteratura comparata, ecco, fa la letteratura a Napoli, la piccola poesia, la piccola letteratura di abruzzesi, calabresi, basilisti. Ci si aspettava che egli avrebbe comparato Shakespeare e Dante, e invece c'era la comparazione tra Abruzzo e Calabria, cioè non intende nulla di quella operazione. Per poco veniva da dire che al posto della letteratura europea, egli ci metteva innanzi la letteratura cafonesca. Ecco, questi sono, ecco, questo è il clima che il professor Tessitore in fondo ha evocato con la bocciatura di Niccolini, no? Era un mondo, il mondo dell'Accademia a volte è vivo, e ha conflitti e non sempre a livello nobile, ma qui io vorrei parlare di colpi bassi. Ho voluto portare la discussione materialisticamente questo livello, anche per indicarvi poi l'altezza a cui giunge la costruzione crociana, partendo dall'estetica, partendo dalla storia della letteratura, partendo dalla critica, che per De Sanctis era la critica della letteratura, e per Croce sarà di più principio formativo e dinamico, così lo definisce. Grazie. Grazie veramente, non per convenzione, come dire, accademica, la professoressa Giammattei per il suo intervento. Riprendo l'ultima sua preoccupazione. Ho parlato a lungo, naturalmente citata con il punto interrogativo per indicare che era retorica. No, non hai parlato a lungo, hai parlato più solamente perché hai certamente parlato con lucida consapevolezza dei problemi che affrontavi e li hai, diciamo così, distesi senza la pretesa di risolverli, sei No, bastante, come naturalmente ogni studioso degno e consapevole di sé sa fare, anche nel momento in cui suggerisce delle forme di risoluzione. Quindi veramente grazie, fuori di ogni convenzionalità di occasione. E adesso la parola al professore Conte. grazie. Io ringrazio, grazie professor Tessitore, ringrazio l'istituto e diciamo Marta Erbil per l'istituto tutto, la Fondazione Benedetto Croce per questo invito che ho accettato con grande gioia. Marta prima, anche il professore Tessitore, si faceva riferimento anche al legame fortemente affettivo che tanti di noi, questa fedeltà via, nei confronti dell'istituto e di quello che oggi e sempre ha rappresentato. In fin dei conti, le poche cose che io vorrei dire sono orientate anche in questo senso.
Anche io ho pensato una parola, Marta, ma tu prima dicevi solitudine, no? Hai tenuto un po' presente questa parola come una sorta di stella polare per la tua esposizione. Anche io ho tenuto presente, mi è tornata sempre in mente una parola, in qualche modo non è lontana dalla parola che hai scelta tu, Emma, perché la parola che ho avuto in mente io è quella di intimità. Intimità, però non in un senso intimistico, diciamo, proprio un'intimità del cuore, perché vorrei dire qualche parola sull'intimità della storia, che è un tema che è stato al centro della riflessione di De Sanctis e che Croce ha ripreso e che credo sia molto attuale anche oggi, anche se l'espressione sembrerebbe di no, cercherò di mostrare perché per me è così. E per fare questo vorrei partire, non ho molto tempo, ma insomma, vorrei partire dall'ultima celeberrima pagina della storia della letteratura italiana di De Sanctis. In questa ultima celeberrima pagina, De Sanctis ha un tono tutt'altro che trionfalistico, al contrario. È un tono profondamente pessimistico perché, beh, si è fatta pietà. Però non basta. Perché, anzi, proprio facendosi l'Italia, sono venute alla luce delle crepe profonde di resti che proprio appunto, dice in quella pagina De Sanctis, quando si è formata l'Italia, si sia sformata il mondo intellettuale e politico da cui essa è nata. Quindi si forma l'Italia, ma nello stesso tempo si sforma una tradizione culturale, una tradizione morale che si deve riformare. E De Sanctis si colloca proprio qui, come lo vedremo tra un istante, si colloca anche Croce. In quella pagina De Sanctis parla di dissoluzione, parrebbe una dissoluzione. Questo in contemporaneità con la fondazione del Regno d'Italia, in contemporaneità con l'unità d'Italia, diciamo, per cui si è lottato per decenni, parrebbe una dissoluzione. L'Italia è come avvolta da un involucro. È artificiale e vacillante, e dice De Sanctis, priva di ogni raccoglimento, priva di ogni intimità. Queste sono parole pronunciate alla metà dell'Ottocento, un poco più in là. A me sembrano parole anche straordinariamente attuali, perché esiste un'attualità della storia, una contemporaneità della storia, ce l'ha insegnato Benedetto Croce. Dunque, l'Italia è priva di ogni raccoglimento, priva di ogni intimità, essa deve guardarsi in seno, cercando la sua vita interiore, deve guardare nel proprio petto. Non deve guardare soltanto al di fuori di essa, non deve versarsi soltanto in una esternità, che è forse il destino della nostra contemporaneità. Ecco, quindi questo appello ad una intimità, vedete che non è intimistico, non è il cuore, ma è un appello ad una intimità etica, morale, etico-politica. Croce si muove in questa linea. Io credo che l'eredità de Sanctisiana di Croce stia anche, forse soprattutto, in questa linea. Nel contributo alla critica di me stesso, un testo celeberrimo, insomma, un testo in cui ci sono ben quattro pagine di corpo a corpo con De Sanctis, il contributo non è molto lungo. Ben quattro pagine sono dedicate proprio ad un corpo a corpo con De Sanctis. Nel contributo c'è una citazione, insomma, celebre. La conosciamo tutti, che però può essere, forse deve essere letta alla luce di questo appello
all'intimità. Croce fa un pochino riferimento a quella che è la sua storia, no? Lo sappiamo tutti, dice: ho avuto un recente passato di studi di erudizione, mi sono immerso in una cerchia di amici, tutti quanti bibliotecari, archivisti, brava gente, no? Lui dice proprio così, proprio un complimento, ma insomma. E poi dice: mi sono reso conto però che questo non mi bastava, perché avevo il bisogno di uscire dal ristretto e pettegolo circolo della storia municipale, quindi è il tempo dell'erudizione di Croce, studioso delle cose napoletane, la Napoli nobilissima. Devo uscire da questa cerchia ristretta e pettegola, e uno si immagina tante cose, e provo l'esigenza di innalzarmi in una sfera più vasta. Questa è la sfera della storia nazionale, dice lui, però di una storia nazionale che io non penso di trattare come storia politica, questo è un punto estremamente importante, bensì come storia morale. Sono queste le parole, non storia politica, ma storia morale. E con ciò voglio intendere non una cronaca di avvenimenti, ma una storia dei sentimenti e della vita spirituale vitale. Quindi non la politica, ma diciamo l'etico-politico, dirà Croce più avanti, ma insomma una storia morale, non moralistica, una storia morale. E come fate? A che cosa rivolgersi? Croce, e questo è un punto di fondamentale importanza, si rivolge innanzitutto alla letteratura. Perché? Per fare storia non politica, ma storia morale, per entrare dentro la mentalità e la spiritualità degli italiani, bisogna andare alla letteratura, come ha fatto De Sanctis, esattamente come ha fatto De Sanctis. E Croce ricorda in queste pagine ed in altre alcune definizioni tra il serio e il faceto che furono date su di lui. Bartolommeo Capasso lo chiamò un Garibaldi della critica. Ci gioca un pochino, insomma. Poi altri amici e lui stesso, la definizione è altrettanto interessante, forse addirittura di più, lo chiamavano il Don Antonio Cardarelli della letteratura. Ma Cardarelli, se non sbaglio, è un medico, un importante medico. I medici che cosa fanno? I medici sono a contatto con le malattie. I medici cercano di curare, di guarire. A volte ci riescono, a volte no. Quando uno si de viene definito e si autodefinisce Don Antonio Cardarelli della letteratura, probabilmente vuole fare proprio questo. Guarire, curare la letteratura che forse si è ammalata. E ammalandosi, rispecchia una malattia più generale, una malattia del paese. È per questo che Croce va alla letteratura, perché la letteratura, più di altre dimensioni della vita, chissà se oggi potremmo dire la stessa cosa, se si poteva dire al tempo di Croce, ma Croce pensava così. E la divisione di lavoro, quante volte ce lo siamo detti, Fulvio, della critica tra Gentile e Croce, risponde precisamente a questa esigenza. Caro Gentile, tu fai la filosofia, anche perché sei molto versato, io forse un po'. Io faccio la critica della letteratura contemporanea. contemporanea e la chiamo la letteratura della nuova età. Insomma, vedete, è un'idea, è un programma che non è soltanto un programma erudito. Non è soltanto un programma scientifico, è un programma politico in senso alto, è un programma che si mette in campo per fare l'Italia, l'Italia nuova. Insomma, c'è questa vena altissimamente pedagogica che in Croce è molto presente, ma perché in De Sanctis no? E allora è questa una linea di continuità molto importante. Croce, Garibaldi della critica e Don Antonio Cardarelli della letteratura pensa ad una
vera, sto citando Croce, una vera storia intima dell'Italia. Quindi riprende completamente, diciamo, le parole di Cardarelli. E questa storia, dice Croce, commentando il De Sanctis, ma evidentemente sono parole che possono essere rivolte anche a se stesso. Guardate, questa è molto interessante, questa definizione. Questa storia narrerà il romanzo della vita dell'Italia. Il romanzo della vita dell'Italia. La storia della letteratura Sì. De Sanctis. Come il romanzo della storia dell'Italia, è come se fosse un Bildungsroman, diciamo, della nostra storia. E De Sanctis gli è appunto di guida, di stimolo, e c'è questa linea, quindi, De Sanctis, Croce. Noi abbiamo una pubblicazione molto importante, Fulvio l'hai curata tu, insieme con Teodoro Tagliaferri, qualche anno fa, su scritti di Benedetto Croce su Francesco De Sanctis. Data di pubblicazione 2007, mamma mia, come passa il tempo. E in questo volume, anzi in questi due volumi, sono radunati tutti gli scritti di Benedetto Croce su De Sanctis. Ok, è un'operazione che ci sta, si fa, figuriamoci quante ne ha fatte Croce. Ma sapete quante pagine sono? Sono 900 pagine. 900 pagine di scritti di De Sanctis su Benedetto Croce. E sapete lungo che arco temporale questi scritti si estendono? Sono più di 60 anni. Perché Croce comincia a scrivere su De Sanctis ventenne, o giù di lì, e credo che l'ultima nota De Sanctisiana di Croce sia nel 1952, o giù di lì, l'anno della morte. Quindi centinaia e centinaia di pagine per 60. Ora guardate, è un'esperienza molto interessante questa di leggere tutto insieme questo libro, Fulvio, o vaste parti di questo libro, sufficientemente vaste, perché si capiscono tante cose. Perché noi sappiamo che Croce ha avuto una vita lunga, sappiamo anche che, diciamo, l'itinerario di pensiero di Croce è stato un itinerario non lineare, ci sono state grosse linee, grosse fratture, grosse cesure, si pensi soltanto al concetto della vitalità, per dire quello che è subito. Ecco, se si leggono quelle pagine che sono su De Sanctis, ma si estendono per 60 anni, si resta sbalorditi. Si resta sbalorditi a cogliere le svolte, le profonde fratture, si danno le contraddizioni che ci stanno nel giudizio di Croce su De Sanctis nel corso di 60 anni. Alcune di queste pagine sono scritte nel periodo, diciamo così, marxista di Croce, che pure ci fu, no? Furono pochi anni. Ma si resta sbalorditi a leggere che la letteratura, vi cito le espressioni testuali, sono di Benedetto Croce, scritte però nel suo periodo marxista, che la letteratura è espressione della vita pubblica e funzione della vita pubblica, addirittura sta scritto, è riflesso della vita. Cioè uno legge queste cose e quasi non ci crede, però sono gli anni del marxismo di Croce, anni ben inteso, rapidamente superati, perché quando Croce poi riunisce i suoi scritti del periodo marxista nel noto volume, uno si va a leggere la prefazione e dice: sì, riunisco i miei scritti marxisti, li metto insieme e li ho composti insieme come in una bara. Sta scritto proprio così: li ho composti insieme come in una bara. Quindi era un passato. Però dentro questa bara c'erano queste cose. Poi naturalmente, addirittura si legge in questo periodo,
si legge addirittura che forse l'opera d'arte in un futuro potrà non esserci più. Se la società avrà raggiunto un tale livello di sviluppo da rendere inutile l'opera d'arte, ma come? Viene da dire Croce, e le categorie, l'extratemporaneità, l'assolutezza verranno tra un momento, ma in un pensiero molto mosso, molto vivo, anche contraddittorio, più di quanto Croce voglia mostrare. Ci stanno queste linee di frattura e si capiscono molto bene proprio leggendo questo libro, perché sono 60 anni di scritti su De Sanctis. In questi 60 anni, come dire, diventano più palese queste trasformazioni che poi sono dimostrazione della vivezza di un pensiero. Certamente, l'abbiamo appena detto, lo riprenderò tra un momento in conclusione del mio discorso. Per Croce, De Sanctis è una guida grandissima, però c'è un però, grande quanto una casa. Perché Croce dice: grandissima guida sul piano della storia della letteratura. Ma se andiamo all'estetica, il discorso si compie. E si complica già nell'estetica del 1902, ma non parliamo della poesia della metà degli anni 30. Non parliamo della poesia della metà degli anni 30, perché lì Croce ormai teorizza la liricità dell'arte. E perlomeno da un punto di vista programmatico, è lontanissimo, diciamo, dalla funzione, dal riflesso. Si deve guardare alla poesia per quello che è la poesia, per quello che la poesia è o dovrebbe essere. E qui la guida di De Sanctis, infallibile per altri versi, invece diventa molto fallibile. E quindi c'è una critica proprio al De Sanctis, studioso di estetica. Dice Croce: noi dobbiamo capire che esiste una prepotenza esercitata sul critico dall'ufficio del civile educatore. Quindi proprio quella cosa che lui apprezza altamente in De Sanctis, cioè il fatto di essere un grande pedagogo sostanzialmente della nazione, però in altri contesti, anche temporali, diventa un'accusa. Il fatto però fondamentale è, insomma, pensiamo a certe opere, ma pensiamo al Dirge di Brugge. Lo conosciamo un pochino. È un libro estremamente complesso. Lì Croce decide di tradurre delle parti dell'opera. Ma quali parti sono? Goethe con liriche nuovamente tradotte. Liriche. Cioè mica si mette a ritradurre parti del Faust. Su opera che lui ammira altamente, però con delle riserve. Si mette a tradurre le liriche. Perché quelle sono veramente così. Mentre il Faust, diciamo, non voglio dire con Imbriani il capolavoro sbagliato, perché Croce non dice così, però legge Imbriani naturalmente il Delegato e lo fa pubblicare, quindi. Però, e con questo concludo, l'aspetto decisivo in questo così importante legame mi sembra essere questa alta idea di una pedagogia della nazione. L'Italia ha bisogno di un orientamento. L'Italia ha bisogno di fondarsi e questa fondazione deve essere innanzitutto una fondazione culturale. Ecco, qui secondo me sta non solo, secondo me qui sta l'attualità di questi due grandi pensatori, di questi due grandi studiosi, di queste due grandi figure. De Sanctis pensa l'Italia nuova, sono parole che lui ripete molto spesso. Siamo nell'Ottocento. Croce pensa la nuova Italia. Siamo nel Novecento. Tra i due non c'è una distanza cronologica immensa.
De Santis è morto quando Croce aveva 16-17 anni, insomma. E quindi, diciamo, uno nell'Ottocento, uno nel Novecento, queste due grandi figure pensano la necessità che l'Italia guardi dentro se stessa, insomma. E noi oggi, in un nuovo secolo, non proviamo la stessa esigenza. Certo, cambiano le terminologie, forse. Leggendo gli scritti di De Santis, capiamo che abbiamo a che fare con una figura dell'Ottocento, Croce, una figura dell'aspro Novecento, del duro Novecento. Ma noi oggi, anche qui, Marta, anche qui in questo istituto, e soprattutto qui non sentiamo l'esigenza, diciamo, di guardare dentro noi stessi, in questo senso di una intimità che è un'intimità della storia. E non sentiamo questo, diciamo, proprio oggi, ormai inoltratoci non solo in un nuovo secolo, ma in un nuovo millennio. Ecco, qui mi sembra che risieda una attualità di queste due grandi figure. Croce pensa alla finis Europae, malgrado sia un acerrimo nemico di Spengler. E quando nel 1932 pubblica La storia d'Europa, che è la storia di una crisi, e poco prima ha pubblicato La storia d'Italia, che è altrettanto, la dedica a Thomas Mann. Nel 1932. Di lì a poco scriverà il grande saggio sulla Germania che abbiamo amato e che non possiamo più amare, ma sono tutti saggi di un tentativo di fondazione. Ecco, io oggi, e mi piace dire queste parole proprio qui, in questa sede, qui siamo tutti così legati, anche perché proprio in questa sede, diciamo, ritroviamo in fin dei conti questa linea che ho cercato di esprimere, ovvero sia un mondo che non sia tutto quanto versato nell'esterno, nella esternità, ma che cerchi i suoi fondamenti al proprio interno, in una intimità. Credo che questo sia proprio nel mondo in cui viviamo, ma insomma, cari amici, il mondo di internet, il mondo dei social, il mondo delle truffe informatiche, il mondo dove siamo subissati dalle informazioni più diverse, dove non esistono più terre incognite. Uno potrebbe dire, meno male che sia così, dove su nessuna carta geografica possiamo più scrivere hic sunt leones, perché conquistiamo anche l'universo, ma sulla base di quale fondazione? Insomma, voglio dire, dove stiamo andando? E secondo me, figure come De Sanctis e Croce, pur apparentemente lontane da noi, una nell'Ottocento, una nel Novecento, ci aiutano forse non a dare delle risposte, ma sicuramente a capire questa così vasta problematica, questa esigenza di guardare dentro di noi. E io credo che pure l'Istituto aiuti in questo, diciamo, i suoi amici ed i giovani che anche oggi, per fortuna, sono presenti. Grazie. Vostro applauso ha sottolineato la rilevanza anche dell'intervento del professore Ponte, il quale ha, anche se non va detto esplicitamente, ma era, mi sembra, un po' la linea conduttrice del suo intervento. La storia morale, sulla quale si è detto tanto, sciocchezze, diciamo così, diciamolo pure, è, come credo che il professore Conte ha mostrato molto bene, la problematicità della storia.
come dire, una sottolineatura dell'attualità dello storicismo di Croce, contrariamente, diciamo così, a tante letture, la storia morale, quasi come se fosse una forma di santificazione della storia, era invece la sottolineatura appunto della problematicità etica della storia. Quindi io credo che dobbiamo tutti quanti anche essere grati anche al professore Conte, che continuandosi, continuando con ovviamente autonomia l'intervento della collega Gian Mattei, hanno, come dire, sottolineato la intensità di una, come dire, pedagogia politica, pedagogia della storia, che non è un elemento di tranquillità e di tranquillizzazione, ma è appunto un intervento di novità ritrovata, appunto di problematicità che dà in fondo anche una interpretazione molto forte, molto autentica di che cosa significa crisi, che non è soltanto, diciamo così, lo scarabassi, per dirla napoletanamente, di una vitalità. Quindi ringrazio molto anche il professore Conte. Credo, non so se tu vuoi dire qualche cosa oppure se chiediamo Io se c'è qualcosa. direi solo brevemente Come? nel rinnovare il ringraziamento per i vostri interventi, per le vostre relazioni così straordinarie, volevo anche sottolineare che cosa che una piccola ma intensa mostra è stata occasione di una riflessione così di alto significato quale quella che voi avete fatto, e per questo voglio ringraziare e ringraziamo a nome di noi tutti le bibliotecarie dell'Istituto e della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, alla quale anche va il nostro applauso, e Mariolina Rascaglia, che adesso finisce la